Beh, dall'età di 12 anni ho iniziato un processo, un potente sistema di yoga chiamato Angamardana. Angamardana letteralmente significa avere completa padronanza sui tuoi arti. Questo è un modo potente di rinforzare i tuoi tendini. Mi ha mantenuto intatto attraverso le varie difficoltà della vita, una molteplicità di infortuni, ogni tipo di cose folli che ho fatto con il mio corpo. Ecco la mia colazione. È molto importante che ognuno di voi rimanga in forma. In forma per la vita. Essere in forma per la vita significa robustezza nel corpo, acutezza nella tua mente e dolcezza nel tuo cuore. Per rimanere in forma, una volta facevo tanti giochi, ma in questi giorni gli impegni non lo permettono e anche troppi infortuni. Quindi gioco un po' golf e almeno una volta l'anno, minimo una volta l'anno, sono in montagna, tra i 5.500 e i 6.000 metri. Beh, quello è il mio check-up medico, non faccio controlli medici, quella è la mia prova d'esforzo. Sai cosa significa se fallisco? Fallisco. Oggi offriamo questo potente sistema di Angamardana al mondo in molti modi diversi. In particolare quest'anno essenzialmente ci concentriamo sulle nostre forze di sicurezza. Abbiamo già formato oltre 300 istruttori per le forze di sicurezza di frontiera e a loro volta stanno formando le proprie truppe. In questa giornata internazionale dello yoga sarò a Siachen con l'esercito indiano. E formeremo l'esercito indiano in alcuni aspetti di Angamardana, che è un potente sistema di yoga. Questo è qualcosa che i giovani indiani dovrebbero possedere. È nostra intenzione che gli ufficiali e gli uomini delle nostre forze di sicurezza abbiano il meglio.